Avrei voluto iniziare questo intervento in un modo diverso, però dato che si è parlato molto di lotta di classe, diciamo, e di colonialismo, vorrei fare una puntualizzazione. Cioè, bisogna capire in Israele che tipo di colonialismo si è formato, perché non è lo stesso del colonialismo, per esempio, che si è affermato negli Stati Uniti, cioè nel Nord America, né lo stesso di quello che ha agito nei paesi, negli stessi paesi medio orientali. Diciamo che il colonialismo classico ha delle caratteristiche abbastanza precise, nel senso che c'è una leadership, che una diciamo, conquista militare di un territorio, e che viene poi governato da una leadership, e poi a seguito arrivano gli abitanti del paese di provenienza di questa leadership, che si insediano nel territorio stesso in antagonismo con le popolazioni locali, che vengono espropriate dei loro diritti. Ma in Israele non è proprio successo la stessa cosa, anche perché gli ebrei venivano da tanti paesi. Appunto, c'è un bellissimo libro che si chiama L'invenzione del popolo ebraico, che spiega come si sia creato questo concetto proprio nell'Ottocento e a ridosso poi della creazione del sionismo stesso. Quindi diciamo che prima di tutto in Israele sono arrivati ebrei da tante parti del mondo, c'è una leadership fondatrice che è quella che ha conquistato la Palestina, che si è posta come diretto antagonista del popolo palestinese, però a seguito di questo c'è stato un altro tipo di pulizia etnica che non viene quasi mai ricordata, che è quella delle popolazioni ebraiche che abitavano nel mondo arabo. E quando i palestinesi sono stati scacciati dalle loro terre, sono stati sostituiti da questo tipo di popolazione. Ed è importante capire questo, perché è su questo tipo di popolazione che si è creato il sistema etnocratico in Israele, e tutto il nocciolo, insomma, siccome si è costruito Israele, sta in questo, nel tipo di discriminazione interna che hanno subito le popolazioni che sono state in qualche modo costrette a emigrare in Israele, perché si sono trovate strette tra due nazionalismi, quello appunto sionista e quello dei paesi arabi. Quindi se avevano dei soldi, perché poi sono state anche espropriate dei loro averi quando sono emigrati in Israele. Quelli che sono riusciti a salvare il salvabile sono emigrati, ma pochi, verso gli Stati Uniti o in Europa. Gli altri, che non avevano nulla e non potevano andare da nessun'altra parte, sono dovuti andare in Israele e si sono insediati proprio nei villaggi che erano stati svuotati dalle popolazioni, dalla popolazione palestinese. E diciamo che Israele si è fondato su una discriminazione interna, ed è tuttora così, perché le popolazioni di origine araba, cioè le popolazioni di origine non occidentale, sono soggette a fortissime discriminazioni, anche se diciamo ci sono vari livelli, naturalmente, perché altrimenti scoprirebbe una lotta sociale di proporzioni enormi. Ci sono questi conflitti interni che vengono però gestiti proprio attraverso lo spauracchio degli arabi nemici e quindi dei palestinesi che minacciano lo Stato di Israele. Però se non si capisce questa complessità della situazione che c'è in Israele, e quindi del come mai questa occupazione dei territori palestinesi va avanti oltretutto, no? Ma come quali sono i meccanismi che governano questo processo, credo che avremo sempre difficoltà a affrontare la situazione nei termini, diciamo, corretti, anche perché poi
c'è una manipolazione dell'opinione pubblica, non solo in Israele ma anche in Europa e in Occidente, che, di cui non si può non tenere conto quando noi parliamo della questione israelo-palestinese. E proprio fa comodo parlare della questione israelo-palestinese come se fossero due entità contrapposte. In realtà la cosa che fa più paura allo Stato di Israele, cioè alle leadership israeliane, che sono del resto tutte o quasi insomma, di origine occidentale, fa proprio paura il fatto che le popolazioni di origine araba che risiedono all'interno del territorio israeliano e la popolazione palestinese in primis trovino obiettivi in comune di lotta. E infatti, per esempio, l'anno scorso e 2 anni fa ci sono state delle grosse sollevazioni popolari in Israele, ma purtroppo sono finite nel nulla, anche perché c'è subito il ricatto della minaccia dell'Iran, c'è la guerra a Gaza, cioè continuano a giocare le popolazioni le une contro le altre proprio con la guerra, con la minaccia della guerra, con la minaccia esterna. Questo diciamo è uno degli elementi. Poi bisognerebbe fare una conferenza su questo per spiegare quanto è grave la frammentazione e quali sono i meccanismi che giocano all'interno di Israele per mettere le popolazioni, non soltanto i palestinesi e gli israeliani, ma gli israeliani stessi gli uni contro gli altri. Però diciamo che questo è una cosa di cui tenere conto. Poi appunto non posso fare una conferenza su questo adesso, no? Però ci tenevo a fare questo tipo di intervento. Allora, abbiamo sentito sul carattere coloniale dello Stato di Israele alcune considerazioni che mi ricordano un incontro avvenuto a Ravenna tra Ilan Pappé e ebbero gli organizzatori la buona idea di invitare un personaggio come Lorenzo Cremonesi. E Lorenzo Cremonesi appunto disse che lo Stato di Israele non era uno Stato coloniale perché venivano da più parti, insomma così, no? E naturalmente Ilan Pappé intervenne duramente su questa cosa, e quando mi dettero la parola io dico: guardate, ho ricevuto un messaggio da signor Balfour che dice: come non è uno Stato coloniale, l'ho fatto io. Ricordate la dichiarazione del Balfour. Ora io credo di sposare completamente quello che è stato detto in precedenza da Enrico Bartolomei, no? Lo Stato di Israele è uno Stato di coloniale di insediamento, con tutte le conseguenze che poi naturalmente al suo tempo ci sono le contraddizioni, ma il punto diciamo, sostanziale, il paradigma di interpretazione che noi seguiamo, diciamo seguendo Ilan Pappé e altri diciamo, che hanno fatto, è questo. No? E quindi, come conseguenza, se accettiamo questo paradigma, naturalmente può non essere accettato, possono essere proposti paradigmi più sofisticati, è chiaro che poi il processo che noi vediamo, no? Che noi auspichiamo, è un processo di decolonizzazione della Palestina storica. No? È quello che poi ha varie, si presenta in forme diverse, ma che nella posizione di Gada Khan, che su questo ha pubblicato un libro che noi abbiamo tradotto e fatto pubblicare in Italia, no, appunto per uno Stato unico laico e democratico della Palestina storica, no, lei chiama di decolonizzazione etica. No? Noi non riconosciamo la legittimità della presenza degli ebrei in Palestina, però ci sono, no? E allora ci sono 5 comunità. Gli ebrei presenti, gli ebrei israeliani, i palestinesi cittadini di Israele, quelli che stanno a Gaza e nella Cisgiordania, i profughi, che è il nodo cruciale della questione palestinese, che è il nodo cruciale su cui diciamo si una. Chi, come è stato ricordato giustamente da Enrico, comincia a dire che il problema nasce nel 67, è fuori da un certo tipo di paradigma,
è all'interno di un paradigma filo-sionista, filo-coloniale e filo-imperialista. Questo dobbiamo avere molto chiaro, insomma, queste le discriminanti che ci sono. Le discriminanti ci sono all'interno del movimento di solidarietà, e chi continua a sostenere appunto che tutto parte dall'occupazione, no, dimentica quel processo che Enrico ha descritto con la sua tradizionale precisione. Allora, questo è un punto fondamentale, quindi il discorso è decolonizzazione etica e, diciamo, non perché noi poi possiamo dare un contributo, Io credo che poi dobbiamo porsi la domanda se siamo noi che dobbiamo agire in solidarietà del popolo palestinese o nella situazione data in Italia, scusate la battuta, ma non dobbiamo chiedere la solidarietà, perché questa società sta attraversando uno dei periodi più oscuri, no? Un certo signor napoletano, filosionista doc, sta distruggendo la Costituzione nata dalla Resistenza, no? E quindi noi siamo in un paese in cui ormai la fascistizzazione del paese è evidente, gli incidenti che si ripetono, le aggressioni fasciste, i tipi di repressione della polizia, i metodi di repressione che stanno attuando a Terni o hanno attuato nella Val di Susa, no, sono meccanismi che prefigurano forme di fascismo. Insomma, ci rendiamo conto che noi stiamo attraversando come società italiana uno dei momenti più oscuri della nostra storia, più oscuri, no? Lottare, pensare, la strada giusta per non farsi mai ingannare.